Un saluto vitaminico da vostro Zergantis, bentornati a questo nuovo episodio di SteamWorld Quest. L'ultima volta avevo detto che avrei farmato, l'ho fatto solo una volta, a dire la verità, ho raggiunto il cap 38 e mi sono levato anche lo sfizio di farmi la sfida, quella del veleno. Non ve la faccio vedere perché è un incubo, comunque non riuscirò a fare quella dopo fino a che non salgo ancora un po', quindi siamo a 25 su 30 sbloccate, vedremo, dovrebbero essere 50, ora vediamo. Sulla soglia del destino entriamo nella fortezza del Behemoth. Chapter 17. Sulla soglia del On the destino. threshold of fate. Ok. Dovremmo esserci ormai quasi. E cominciano a essere le parti un po' più toste. Anche se ho visto che il livello dell'arena arriva fino a 54 il cap. Cioè, nel senso, il mostro più forte ho visto che dovrebbe essere al 54. Ed è tanto, eh. Fungo. Che strano. Cosa? Tu non vedi la vescia della mente piperita proprio di fronte a noi? È vero, era il primissimo fungo che avevamo trovato. Non saprei, è uggioso, vecchio castello, nulla fuori dall'ordinario, no? In teoria non dovrebbe apparire. Forse sono. Guarda quanti uggiosi. Quanti funghi peperiti che ci sono qua. Non dovrebbero effettivamente esserci perché. Era tipo iper raro, l'avevamo trovato nella foresta all'inizio, era all'inizio della nostra avventura. Oh mamma, come sono messo che non me lo ricordo più? Mmm. Vabbè, cioè, giusto per fare la combo. Io ho cambiato, ecco, per l'arena io avevo cambiato l'arma e io ho messo quello che fa esitare. Il palmo vibrante. Non so se è stata una mossa giusta. Almeno per quel tipo di arena serviva. Perché al di là. Cioè, devi menare forte e veloce. Perché il veleno ti sciupa. E quelle poche cure che riesci a farti sono davvero un su. Cioè, vai avanti a oggetti tendenzialmente. Ti prendi un turno, maxi Elisir. Io l'ho fatto così perché sennò non riuscivo ad andare avanti. E ho finito gli Elisir. E quindi ho detto, preferisco allora a sto punto andare di total attack. E sai che stavo per fare una cazzata enorme. Togliamo questo. Ok, allora potremmo fare così. Sì, non ha senso desistere, ma va bene. Una bella ghigliottina. Dovrebbe funzionare, no? No! Fallita. Fallita con veramente tipo 7-8 gear. Mai capitato. Prima volta. Non mi arrabbio nemmeno perché tanto, cioè, tutte le volte che è andata bene, sarebbe veramente stupido da parte mia incazzarmici. Difendiamoci. E deboliamo loro. In questo momento Copernica è la mia fonte di danno più alta. È un Glass Cannon, però è veramente la cosa più grossa che ho. Uno. Due. Fai un bel cyclone qua. Ah, dai, però. Incredibile. Sempre così. 7, 12, 30. Sopravvivono sempre per uno sputo ultimamente. Non so quale cacchio di motivo ci sia dietro. Questo non mi serve ora. Non mi serve un cazzo qua. Vabbè, uno. Due e tre. Ah no, 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 fermi, fermi tutti. Sì, non cambia niente, tanto. Posto. Vediamo un po' l'XP. Sale. Secondo me il 40 ci porta. Questo posto ci porta ad arrivare al 40. Spero non. Ora, stanno andando di 3 in 3 ultimamente. Magari. Fa il 41. Io qua controllo tutto perché non voglio perdermi niente. Siamo a tutto al 100% finora. Ok. Lì dietro ci sarà poi un modo per arrivarci, che attualmente non conosco. Una cosa che sto notando è che non mi sta piacendo. L'unica, veramente l'unico neo grosso che potrei trovare all'interno di questo gioco, che per ora veramente è estremamente divertente,
è la totale per ora inutilità di elementi come il fuoco e il ghiaccio, perché come avete visto, come noi prendiamo il tuono, io non ho praticamente mai cambiato il kilovolt. Che poi io lo chiami gigavolt, lo chiami in 300 modi diversi, quello è un altro discorso, ma io non ho mai cambiato il kilovolt. Arriva una botta, gli arriva una di quelle botte. Tum, pum, quanto? Può arrivare a 1225. La metà. Bello, ha dato cecità al suo amico. Perché sei confuso. Grande. No, ti faccio attaccare lui. No, ti faccio attaccare lui. Terminamelo. Fai così. Guarda, che hanno entrato però. Pugno, questo, ristorazione. Poi esiti. Bacilli, titubi. Boom boom, no. Uno, due e tre, proprio per farla combo. Aspettate un secondo. Ah, ok, la porta è quell'altra. Ok, certo. Certo, la porta è quell'altra. Rumori, rumori, rumori spettrali nel mio palazzo. Qua non si è aperto. Ok, ok. E qua andiamo di kilovolt sui maghi. Mago dei ghiacci. È tutta roba dei ghiacci qua. Che sicuramente... Ora, mi viene il dubbio che... Che siano deboli al fuoco? Io stia tipo sbagliando tutti gli incantesimi? È possibile, eh. Molto possibile. Però, chi se ne... Che comunque andiamo, non è che non andiamo. Appena mi arriva una ghigliottina... Eccola. Una ghigliottina un po' del cavolo è arrivata, però così. Così va bene. Proviamola così. Non ha senso di tirare quello. Non ha proprio senso. Questo ha senso. Frata la ghigliottina, perfetto. Ma perché giochi il glass cannon così, che è uno spreco? Perché volevo quel punto per fare la combo ed esitare e avere solo uno che mi rompe le palle. E poi tanto arriva il tutto fare che ci mette una pezza. Proviamo. Lui è debole al tuono, ad esempio. Gli Anubis sono deboli al tuono. I maghi no. Ho sprecato totalmente il Grass Cannon. L'ho totalmente sprecato. Poverino. Ora questo esita. No, vabbè, ma come... non è male l'esitare, eh. Non è male. Morto. Per ora stiamo andando lisci. Con questo setup qua. Boom, tutti e tre 39. Vita, magia, vita. Perfetto, andiamo a prenderci lo scrigno. Preda. Consente ad Armilli di contrassegnare un nemico. Se il nemico viene colpito, anche Armilli lo attaccherà. Quindi noi lo targettiamo e ogni attacco che fanno gli altri su quello, Armilli lo mena. E che cazzo.
Raga, lo devo mettere. È veramente enorme. È veramente enorme come cosa. Voi ragazzi, poi un giorno vi studierò, perché io non vi capisco. Cioè, non mi ci sono neanche messo, a dire la verità, a capirvi. Però potenzialmente è veramente grossa come... come carta. Scusa, eh. Lei al 38, squadra attiva. Togliamo un po' lei e mettiamo lui. Voglio vedere la nazione, voglio vederla sta roba. Voglio veramente vederla in azione sta roba. Certo, mi costa due diva... doppia chiave. Ale, ragazzi, sarà... sembra che sia chiuso dall'altro lato. Sarà un episodio lungo. Cosa mi vendi? Ah, no, mi vendi le armi nuove. Mi vendi le armi nuove. Io non ho i soldi per le armi nuove. No, 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 no. Un detonante o riflesso di... ecco, riflesso di fuoco non mi piace. Non mi piace per un cazzo. Anche questo è grosso. Madonna, quanta roba che mi vendi. Ho bisogno di soldi che non ho. Mi vendi le armi? Ce l'ho a quel posto. Vabbè, forgiamo prima tutte le carte, come avevo promesso. È potenziabile, preda? No. Capisco, capisco anche il perché. Come la potenzi? Fai doppio attacco? Gigante. C'è qualcosa che avrei voluto potenziare? Il pugno Gigatron comunque è bellissimo. Tipo revisione, potenza... la guarigione va bene, quella va bene, non è un problema. No, sinceramente no. Cioè, dobbiamo menare, menare come dei fabbri. Decidiamo, o sopra o sotto. Sopra. No, riviviamo ogni cosa, riviviamo. Attenzione, studenti e studentesse, la neofita Copernica è convocato presso lo studio della direttrice per un'analisi approfondita delle sue prestazioni. È pregata di presentarsi in fretta. Sono ricordi. Inizia a temere che qui si celi l'opera di qualche tipo di retrospettro. Che diamine è un retrospettro? È un'entità che scaturisce dal subconscio quando rievoca incontri del passato, forzando la vittima a riviverli. Un eco mentale, se preferisci. Sembra piuttosto divertente. Sono pericolosi? No! Possono avere una forma in una forza immane, ma di rado raggiungono la piena potenza del ricordo da cui provengono. Che sollievo. Quindi stiamo rivivendo il nostro passato. Qua mi perdo. Sicuro che mi perdo. Qua che brutto sto posto. È brutto. Uno, due e per l'amor di Dio tre. Certo che ha assorbito, perché lui assorbe i danni da tuono. Volevo dargli solo emorragia, dico la verità. E non posso fargli niente perché è una pentola del cazzo. Non è vero. Sono scemo. Posso farli, ma devo impegnarmi. Devo usare la ghigliottina. Lo ignoriamo fino a che la ghigliottina non fa il suo effetto. Dai! Ma sempre così, è una roba incredibile. È una roba incredibile. Allora, ad esempio, no? Io ora posso dare un colpo a lui assolutamente. Un colpo a lui. Ah, in berserker, ok. Ok, quello si cura. E raga, sono problemi. Cioè, se cominciamo così sto posto è un incubo. Provatela. Non posso fare niente. È andata, che culo. Con i pentoloni, ghigliottina, non c'è nient'altro da fare. Col setup così. Ok, andare di sotto era un po' più nascosto rispetto che andare a sinistra. Stando alle nostre disposizioni, gli studenti che hanno una cotta per un insegnante sono invitati a non indossare i propri cuori sulle maniche. Smettila di perdere tempo, tu razza di... rilassati, probabilmente soltanto un altro di quei retros... questo non è il mondo, il modo corretto di... i nostri rapporti erano...
prettamente professionali, intellettuali e platonici. Come no? Con chi era? Di chi era innamorata lei? Di qualcuno? Di chi era innamorata Copernica? Ah. Oh, scusate. Tu non sei reale, sei solo nella mia testa. Devo rifare la boss fight con la chiave. È così che ti rivolge la tua direttrice? Credo che sia da un po' di tempo che tu debba scontare una punizione. Fagliela vedere a quel volatile, Coco! Lo capisci che si tratta solo di un retrospettro, vero? Carica! Ok. Non è un fight, non sarà un fight easy, ma proprio per niente. Credo. Meno male quel blind. Meno male quel blind. Allora, è fondamentale mettergli preda a sto punto. È proprio. E mettere un po' di cure qua. Vediamo come funziona preda. Ma l'ho giocato preda? Sì, l'ho giocato. Vediamo un po'. Dovrebbe funzionare a sto punto. Ah, lui è congelato. Porco cane. Niente. Non posso giocare altro. Sì, funziona. Funziona ed è fortissima. Non ha senso. Vabbè. Avrei dovuto fare la combo. Compensazione. Barriera reattiva. Ok. Non mi ricordo cosa fa la barriera reattiva, ve lo dico. Tentiamo la confusione? Ok, immune al tuono. Finché ha quella maschera lì, immune al tuono. Sì, tutto fare necessario. No, allora a sto punto preferisco fare così. Ok. Alla tenebra, per favore. Immune a tenebra, perfetto. Non ti arrivano più botte di tenebra. Non dovrebbero, almeno. Ah, no, non lo so. Uno. Due. Questo colpo grosso. E speriamo in Dio. No, avrei dovuto giocarla subito. Scemo. Vabbè. Non muore. Speriamo di non morire noi. Yes. Dai, andata bene. Andata benissimo. Non c'è andato niente di decente. So che era molto importante per te. Lo era, comunque sia, continuiamo la nostra marcia. Questo è lo spirito giusto, bisogna sempre andare avanti. Prendiamo la chiave e torniamo con la porta chiusa. Eh sì. Chiave 1. Gotcha. Io non voglio tornare di qua, ma per nessun motivo al mondo. Per nessuna ragione al mondo. Perché ho perso tutta una parte. Quindi ora dovremo combattere di nuovo il canarino, allora. Presumo. Regalo mistico. Non ho neanche letto cosa fa. Ok, direi che questa zona per completezza l'abbiamo fatta. E se io... Ora voglio cadere nel buco, però. Preda è forte, eh. Preda è davvero forte. Ok, risbuco di qui. Molto bene. Eh.
Le armi costano di più. Forgia carta. Togliamoci dalle balle le ultime carte. Ma mi mancano 7 di quelli scuri. Sembra che sia chiuso dall'altro lato. Non c'era una statua, esatto. Che ero messo un po' di cacca. Ok, di sotto invece andremo dove? Dal nulla, esercito del nulla. Questo è nuovo. Questo dovrebbe essere il canarino. Però senza canarino. L'ha addormentato? L'ho addormentato. Ok. Va bene. Ho ancora un pugno. Vai. Perché avevo celerità. Mi dimentico sempre di celerità. Boom. Dovremmo morire. Perfetto. Non al canarino. Bravo. Ma quasi quasi puoi tirare il gioco forza. Esatto. Ok, adesso sono cazzi vostri. Ma proprio grossissimi. Beh, col ciclone così proprio. Non è tantissimo, ma è giusto. Contrassegno. Ti prendi il danno da veleno. Frenesia. Cosa fa frenesia? Uno. Che devo fare anch'io? Non ho le carte. Non mi arrivano. Devo far così. Devo tirargli un pugno di ghigliottina, che è bassissimo lì. Uno. Preda e colpo valoroso. Proviamo un cazzo a fare preda. Vabbè. Ok, il 40, ragazzi. 40. 40. Vediamo se sale ancora. Non penso, ma... Oh, bello così. Questo è un soldato nero. Ecco, l'inizio così con Gallio è sbagliato. Cioè, fortissimo. 3 gear, difesa a tutti, depotenziati gli altri più un'esita. Cioè, fortissimo l'inizio così di Gallio. Certo, ti deve sempre venire. Perfetto, quello che volevamo. Tipo adesso, no? Adesso che io voglio fare 1, 2, 2 e mettere la maschera. Gli metto la maschera. Cioè lo spacco. Perché 1, 1, 2, 2 e la Madonna. Cioè lo spacchi. Più l'attacco, perché non può darlo, lo dà l'altro. Fantastico. Confondimelo anche. Però tant'è l'hai dato, eh. Volevi darmelo quel colpo lì. Sale ancora. Cazzarola. Boom. Ecco, di nuovo l'inizio di Gallio Strong. Strong. Resiste ai danni fisici. Ma di brutto anche, sembrerebbe.
dovremmo recuperare ora di brutto un po' di vita. 1, 2 e 3. Qua. Siamo un po' nelle canne con le carte. Più pugni, per favore. Comunque 5.600 c'ha sto coso, non l'avevo mica visto prima. Non ci avevo prestato attenzione. C'è 5.600 con emorragia, bastardo, ecco cos'era frenesia. Prende troppi danni l'emorragia così. Mamma mia, quanti colpi d'emorragia che ha preso. Devi curarmelo, devi curarmelo a tutti i costi. Non ci arrivo a curarlo. Vabbè. Tiriamo la leva. Cosa fa sta leva? Apre il cancello. Giustamente. Giustamente. Ok. A destra. Ok, siamo nella zona del team fight. Ci ho pensato tardi. Gli eroi della Gilda, devo salvarli. I chi? Dove sono finiti? C'è qualche motivo particolare per cui hai spalmato il muso sulla parete? Loro non lo vedono, ma gli eroi della Gilda li ho visti. Loro non li vedono. Perfetto. Perfetto, lui non li vede. Allora, squadra attiva, devo levare lui o curo con cose che non posso, che non ho. Tenere lui è pericolosissimo in questo momento però, aspettate un attimo, se io andassi di qua invece che andare di là. Scelta saggia e giusta. Rosa di cristallo. Conferisce rigenerazione all'inizio di ogni battaglia. È fortissima! È fortissima! La metto in questo caso specifico perché mi serve. Ma l'attacco col veleno è anche forte. Però è potenzialmente fortissima. Ovviamente drago. Ok, l'ultimo drago è il drago della grotta dove abbiamo salvato la Gilda. Direi piuttosto un retrospettro che si palese in una forma un po' più tangibile. Preferivo quando non potevo vederlo. L'hai sconfitto la volta scorsa, Millie. Facciamolo di nuovo. E lui parte con rigenerazione. Curati. Dal fuoco ci sta. Immune ai danni fisici? Ok, sono cazzi mamarissimi. E ciaone. Sei immune ai danni fisici, ciaone. Cioè, deve far tutto la volpe. Tutto la volpe deve fare. È un disastro. Ad averlo saputo. Ah.
Oh, santo cielo. Siamo abbastanza morti. Forza. Immune? Ma perché immune adesso? Scusate? Cioè diventa immune a quel cacchio che vuole? O al primo attacco che prende? Immune. Ah, è ok. Me l'ero dimenticato. È immune al primo attacco, al primo tipo di danno che prende. Quello è paralizzato. Madonna quanto è forte. Madonna quanto è forte. Allora, io ho bisogno che tu faccia questo, che tu gli dia un colpo qualunque, fisico. Ho bisogno di un colpo fisico. E poi questo. Ah, immune... alla confusione. Ho bisogno di colpo fisico e ho bisogno di... Proviamo a dargli emorragia. Immune al colpo fisico, però il tuono lo prende. Gallio va giù, eh. Porco cane se va giù. Che è paralizzato. Prova. Paralizzato per curarsi, ovviamente. Ovviamente ci muore. Rivivi, Kit. Che casino così. Che casino così. Ok, fuoco. Dai un colpo valoroso. Il fuoco è entrato? No, e allora perché prima... No, allora aspettate, ho sbagliato tutto io finora. Ho evidentemente sbagliato tutto io finora. Lui. Revivi, Kit. Riparatorio gigante. E riparatorio. Ho una mossa in più. Toglimi il cazzo di veleno da lui. È l'unica cosa che posso fare, se no sono morto. E me lo rimette subito.
lo uso solo per avere un gear. No, oh, questo mi sfonda. Va bene, Armilla, non me ne frega un cazzo se tu sei morto, onestamente. Onestamente sei l'ultimo dei miei problemi. Ma quello non mi serve. Via. Via. Questo ci piace. Proviamo a farlo esitare. Esita. Perfetto. Esita, ma mi attacca lo stesso? Non l'ho mica capita. Vabbè. Via. Non ho più revivi kit. Uno. Due. Ferita aperta. Ferita aperta. Ok. Vai con l'emorragia. In qualche modo forse ce la scampiamo, dai. Forse in qualche modo ne usciamo. Vabbè, usala per levartela, ma non ha senso. Non ha veramente senso fare sta roba qua. Non ha senso. Ma devo levarmele. Vabbè. Almeno riusciamo a farle combo. Magari esita. Meno male che ha esitato col gear al massimo. Non posso fare questa. Non posso fare questa perché poi sennò non ho più i colpi elettrici. Cambio maschera. Non posso cambiare maschera. Devo appassirlo lentamente. Oh, bene. Dai. Confido di farcela così. Ce l'ho fatta. Mamma mia ragazzi, che fatica. Come l'ho... Non lo sapevo. Cioè, non sapendo che era immune agli attacchi fisici. Io un team, avevo un team estremamente fisico. Cioè, mi ha salvato la volpe. Mi ha salvato la maschera che rende gli attacchi della volpe tuono. Quanti draghi dobbiamo abbattere per diventare membri della gilda? Quel cartino della gilda non valgono nemmeno uno dei tuoi ingranaggi. Oh... Prendiamo la chiave e torniamo alla porta chiusa. Sta venendo un episodio molto lungo, ragazzi. Me ne rendo conto. L'ultima volta cos'è che abbiamo incontrato? Come siamo messi a soldi? Acquista, armi... Io ho bisogno di qualcosa di enorme per chi? A sto punto per la volpe. Questo è nuovo. Aumenta di 2 gradi la fortuna per tutti gli alleati per 3 turni. Non so cosa mi cambi. Celerità io. Concentrazione. Mescola 3 carte colpo calcolato nel mazzo. Un solo uso in battaglia. Che cos'è a colpo calcolato? Che cos'è a colpo calcolato? E va in combo oltretutto con la maga. Allora aspetta, se va in combo con la maga, togliamo 20 di pazzia. Togliamo 20 di pazzia e facciamo sta squadra qua. Voglio vedere. Io prego veramente di non essermi dimenticato nulla nel tragitto, visto che è comunque un livello complesso. Ok, ok, vediamo un po'. Uno, due e tre. Vediamo com'è sta combo.
Non ha funzionato molto, eh. O ho fatto io che l'ho sbagliata sta combo. Mi ricordo. Vabbè. Uno, due, e cura lui. Va bene. Non ho capito cos'è colpo calcolato. Ditemelo. Uno. No, lui no, lui no. Lui è resistente ai danni fisici. Quindi uno, due. Cazzata. Allora, maschera. Ok, così. Concerto. E gli abbassa i danni magici. Eccolo, colpo calcolato. Ma combo infligge paralisi per 3 turni. Ma è combo dopo. E non costa un cazzo. Voglio provare così. Allora, vediamo quando fa la combo. Se la fa prima o fa dopo. Ok. Kilovolt. Va in combo? Sì, va in combo se lei gioca prima. Fortissimi loro due così, eh. E ce n'è un altro. Uno. Uno. Due. E tre. Che schifo non ci fa? Perfetto. Che team che è uscito fuori con quella carta lì? La svolta carta. No, 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 lasciami stare. Vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su. Oh, signore caro. Allora. È tutta roba che non va bene. Mamma mia, come siamo messi di merda. Come andiamo a morire? Ci rischiamo la piume? Dai, non mi puoi disabilitare l'eroe. Non me lo puoi disabilitare. No, non può. No, mi rifiuto. Non c'è un modo? Porco cane. E non ho carte maga. Vabbè. Volete che io muoia? Morirò. Cosa vi devo dire? Boom, secco. Oh, ma tutti su di lui, eh. Una roba incredibile. È disabilitato. Questo non lo posso manco tirare. Quindi doppio. Li leviamo. Berserker, bene. Madonna, che cazzo non è. Non posso giocare. Ma rimango disabilitato per sempre? Fanculo, muoio ma muoio con onore. No, il berserker, no. Togli il berserker. Fatica.
Alleluia. Mamma mia qua, che botte che ho preso. Porco Giuda. Basta. Squadra attiva, via lei, dentro gli altri. Bisogna di una statua. Bisogna di una statua che non c'è, che non arriva. Ragazzi, episodio lungo, mi dispiace. Oh, sembra un po' esagerato. Chi sarebbe questo palliduccio inginocchiato? Quel tipo palliduccio è il primo cavaliere Lius, il fondatore della temperanza della Lux Ultima. Raffigurati mentre accolgono la sacra luce di Algiron. Ah, a me sembrano comunque un gruppo di puritani. Su questo non posso discutere. Ok, di qua non si può andare. Di qua è bloccato. Devo fare il giro dell'oca. Chiaramente si fa così. Cintura del... Coprisce forza per un'unità di gear non speso. Forte, eh? È tutto forte, cioè nel senso c'è una quantità di combo possibili in questo gioco enorme. Davvero tante. Cazzo, 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 cazzo. E di qua non esco più. E di qua non ne... Ciao, ciao. Qua non uscirò mai vivo. Ehi, Berserker, ciao. Beh, oddio, fermi. Fermi, perché è risolvibile la storia del Berserker. Lo so, sto aumentando tanto il gear per poi dare la ghigliottina a il, alla pentolona, al pentolaccia del cazzo. Che oltretutto tutte di tuono sono, per ora. E a posto. Ciao pentolaccia. Oddio, potrei fare una roba un po' più bella. Fare una così. Sperando, insomma. Entrata, meno male. Da avere un po' di gear avanzato. Due. Ah, schifo, non ci fa quella. Vai, così. Tantissima vita hanno. Che frenesia è brutta. Lo so, con emorragia non è che vada proprio a pennello sta mossa che ho fatto, però che devo fare? Posso far niente. Questi continuano a ciucciarmi la vita. Io non riesco a salire di carte, non riesco. Togli il jolly, va, che attualmente il jolly non mi serve. Non riesco. Boom, morto, secco, così, spantellato, per terra. No. Ah,
arriveremo a un punto dove potrò dire... No. Devo riuscire a fare la ghigliottina su questo. Come fai a fare una ghigliottina su questo? Come fai? Se mi arrivano solo carte... Madonna, raga. Non mi piacciono loro due. Non... Cioè, o ho fatto male al mazzo io, o non mi esce un cazzo di loro da giocare. Boh, proviamo. Beh, ormai è andata. Però veramente durissima. Durissima e si sta salendo tantissimo di livello. Io qua devo passarci la vita. Ho bisogno di una statua. Per favore datemi una statua, vi prego. Finalmente qualcosa di bello. Chiaro di luna. Succo tenuto da pezzi arti. Grazie, ma anche no. Passiamo allo skill numero 2. Di cosa sta parlando? Forse si tratta di un altro retrospettro. O quello che ho perso durante la brocca. Chiaro di luna per 12. Oh, porca vacca, no. Cosa c'è? Io non vedo niente. È tutto nella sua testa. Difficile a dirsi davvero. Tutti sti scrigni sono solo succhi di luna. Chiaro di luna. Di qualunque cosa si tratti, falla finita, così possiamo continuare. Credo che darò di stomaco. No, tutti li deve aprire. Poverino. Riesco quasi a sentire di nuovo il gusto. Che schifo. Povero. Oh, alleluia. Alleluia. Allora, io do uno sguardo su cosa c'è dopo, ma giusto uno sguardo. Ah, c'è un boss, ovviamente. Niente, raga, questo episodio lo vedrete diviso in due parti, lo editerò per forza. Va bene così, diventa sennò un'ora e ci sta. Decisamente un retrospettro. Molto bene, cominciamo a pensare che fosse impazzito. Facciamo in fretta e annientiamo questo affare prima che arrivi Mr. Succo Chiaro di Luna. Ok, ok, ok. Facciamo così. Che poi il gioco di forza va fatto prima. Io sbaglio. Allora, con lui cominciamo ad andare sui rametti. Direi, sì. Andiamo sui rametti con Galleo.
Bene, esita. Ok, qua è dura. Qua è dura. È dura. Perché se facessi Glass Cannon lampo finale, sì, è una gran bella botta, però poi lei mi rimane inerme. Oh, cazzi. A meno che io non faccia così. Proviamo così. Sono 3000. No vabbè, ma sono comunque 3000 che fanno. Abbiamo schivato abbastanza bene l'alito fetido anche. Stai con la chain. Ovviamente se li mangia. Ma ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, ok, è il tempo di fare le cose fighe. No, non raccogli niente, alberello. Wow. Baba boom. Tripla combo. È comunque immune. Però è tripla combo. È fortissimo così. Che cazzo di mossa gli ho fatto. Anche questa è fortissima. Anche questa è fortissima, sta combo qua. Boom boom boom. Vai critici. Ritorna, ritorna tuono a fine turno e via. Mamma mia che forte. Via questo, non ci serve. Cercalo. Uno, due. Un po'. Madonna, l'ho ucciso. È morto. Qualunque cosa fa è morto. L'ho spaccato l'albero così questa, con quella combo lì. Resta giù, figlio di Betulla. Tutto qui? Gli incubi diurni sono passati? L'ho spaccato. Oh mio Dio, qua c'è tutto. I nostri eroi si ritrovano ad affrontare un vortice magico roteante. I retrospettri devono aver ceduto un po' troppo all'influenza dell'ingranaggio dei caduti. Allucinante. Quindi, come ci sbarazziamo di questa cosa? Una meditazione profonda e purificatrice dovrebbe annientarlo. Vuoi che liberiamo le nostre menti? In parole povere. Passate in rassegna tutte le vostre esperienze con l'occhio della mente e lasciatele vagare nel regno dell'oblio. Eccomi Ghostbuster, non pensare a nulla, non pensare a nulla, Marshmallow. Ok. La mia testa la sento vuota. A parte un po' di inquietudine, sento la stessa cosa. Sembra che il retrospettro sia svanito. Proseguiamo allora. Se non prendo il 100% qua impazzisco. No, il canarino in prigione! Oh, come sono felice di vedervi! Sentite, so che abbiamo avuto le nostre divergenze e tutto quanto, ma non sono stato rinchioso qui da allora e... Ah, questa volta non ci casco. È plausibile che contasse su una nostra piccola amnesia a breve termine. Già, vai a quel paese o ce lasci nel malaugurio. No, 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 vedrai. Cosa? Dove state andando? Tornate indietro. No, salviamolo l'uccellino. 100%. Ci ho messo un'ora ma ce l'ho fatta. Signori,
Lo editerò questo, anche se non mi fa impazzire l'idea, e lo taglierò in due parti, di cui una avrà un continua e un'altra sarà la parte finale questa. Io vi ringrazio per essere stati con me, grazie mille per aver seguito la serie e seguirla ancora, siamo veramente, secondo me, verso la fine. Un trifoglio per te, uno per me, uno boh. Vabbè, ciao ragazzi, buona serata. Ora qua devo trovare come al solito.